che la memoria non può essere lasciata nel passato e bisogna fecondarla tutti i giorni. E in particolare penso ai rigurgiti neofascisti e neonazisti di questa provincia. Vorrei ricordare anche in questo giorno che dovrebbe essere di festa che ben 3.000 persone in provincia di Como hanno votato per forze esplicitamente neofasciste e neonaziste, senza riferirmi alle destre, come dire, tradizionali, come quelle che ormai sono presenti anche nelle istituzioni. E il fatto che queste persone abbiano deciso di votare per delle elezioni di una Repubblica Democratica fondata sulla resistenza, sulla Costituzione, forse specificamente neofasciste e neonaziste, ci fa capire che la memoria di oggi è una memoria troppo confinata nel passato, che dobbiamo attualizzarla e renderci conto che i giovani del presente, non solo loro, hanno confuso in nome di una presunta pacificazione quelli che sono i valori della nostra Repubblica. E a questo proposito vorrei invitare tutti, questa mattina si svolgerà la celebrazione della giornata del 25 aprile, in questa occasione l'ANPI e l'ARCI raccolgono delle firme su un appello che sarà consegnato il 2 giugno che si intitola appunto Mai più fascismo. Io invito tutti innanzitutto a leggerlo e se volete a sottoscriverlo e soprattutto a diffonderlo, perché queste iniziative non possono essere confinate delle sole giornate che noi collettivamente dedichiamo alla nostra, le nostre origini come cittadini di questa Repubblica, ma devono essere coltivate tutti i giorni.